Amiche e amici di Volume Right, siamo qui ai Giardini Reali, dove oggi c'è stata, c'è l'inaugurazione di Spazi Reali, questo nuovissimo spazio dedicato ai giovani. Abbiamo il piacere di avere di nuovo nostra ospite l'assessora al welfare della città di Torino, Sonia Schellino, a cui chiediamo dove si colloca Spazi Reali all'interno della strategia del comune per i giovani. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, Spazi Reali ha sede nello spazio che era tradizionalmente lo spazio del Polo della Salute. Si arricchisce di uno spazio dedicato ai giovani, uno spazio per loro e costruito anche insieme a loro, insieme alle associazioni che di giovani si occupano. Vuole essere un luogo di conoscenza, di prevenzione, qualche volta anche di festa, perché ci vuole, un posto che possa essere riferimento per i ragazzi, allo stesso tempo pensato insieme alla città. Il progetto Aria, che è uno dei progetti dai quali nasce questa volontà di aggregare ragazzi, giovani adulti e adolescenti, per fare prevenzione, per fare informazione, per divertirsi anche insieme, per fare di questo spazio un luogo dedicato completamente ai giovani della città. Di giovani ci occupiamo sia come sociale sia anche con l'assessorato ai diritti, che ha una parte di delega alla gioventù. I due assessorati naturalmente lavorano insieme su queste tematiche. Noi vogliamo dare il più possibile uno spazio di protagonismo ai giovani. Prevenzione, ascolto, comunicazione, informazioni e insomma poter stare insieme tra di loro. Questo quindi è uno spazio dove si fa ancora salute, quindi c'è una continuità, una salute che riguarda in questo caso i giovani. C'è una continuità? C'è una continuità, c'è la salute dedicata ai giovani appunto con l'informazione non necessariamente sulle patologie, ma su stili di vita che possano promuovere promuovere la salute sotto tutti i punti di vista, la salute psicologica, la salute dal punto di vista dell'alimentazione, della salute a 360 gradi. C'è tra i partner della coprogettazione anche l'ASL. Coprogettare insieme per noi è sempre più importante, perché lavorare direttamente con le associazioni, con i beneficiari, con gli altri attori che si occupano di tematiche affini, come l'ASL in questo caso, diventa fondamentale per dare il massimo servizio e anche per non sprecare neanche un centesimo di tutto quello che si può mettere a disposizione dei nostri ragazzi. Ultima cosa, un invito ai giovani di Torino a venire qui a Spazi Reali. Assolutamente sì, passate anche solo a vedere qualche volta per curiosità, se siete scettici, ma venite che ne vale la pena. Magari poi troverete dei percorsi da fare insieme a noi, oppure anche solo un giorno o due da passare insieme a questi ragazzi. È comunque un modo per conoscere un'iniziativa della città nella quale noi crediamo molto. Grazie assessora, buon lavoro.